giorno. Ok. Da questo momento inizio la giornata 24 ore solo Fortnite. Quindi buttiamoci. C'è solo un piccolo dettaglio. Come ogni mattina io sono già in piedi e lui dov'è? Ancora a letto, ma ci penso io. Buongiorno amore! Inizia la giornata forte, inizia la giornata forte, dai! La nostra colazione sarà funghi proteici e un frullato di bananita vitaminico. Gli ingredienti dei campioni. Per i funghi una base di due muffin giganti. E sopra della panna che andremo poi a colorare di blu. Iniziamo dal bevere perché c'ho sete. Bevere, giustamente. Banana. La tagliamo a fettine. Non l'ho mai fatto, sì che farò tutte le dosi ovviamente a caso. Ok, frulliamo. Vai. Non è un suono che la mattina fa piacere. E adesso la parte più critica, colorare la panna da mettere sopra i muffin. Colorante! Bene, ti sei già sporcate le mani. No! Che cazzarola, sto sporcando ogni cosa di buffo! Non so piano! Ok, un'altra goccina di là, fine, basta. Wow, si sta un po' colorando. Panna! Da quando i funghi hanno la carta, cioè... È un errore, no? Mi ha inquinato questo. Oh mio Dio, è così bello! Guardate con quanta amore e devozione lo sta lavorando. Qua si vede tutta la passione di Sound per Fortnite. Manca solo la lingua di fuori per la concentrazione. Attenzione! Ci siamo! Olè! Il fungo di Sound c'è! E adesso, Ale, divertiti! Ta-da! E mi è vissuto! Avete notato qualcosa di strano, vero? Versiamo il frullato nel suo giusto contenitore. Ta-da! Siamo arrivati all'assaggio, Ale. Hai coraggio? Sì. Cin cin. 3, 2, 1... Oh! È buono! È buono, sa di panna perfettamente, non sa di puffo. È buono! Di quello più paura. Buono anche quello? Strepitoso! Minchia, quelli di Fortnite ci sanno fare. A me non piace nemmeno troppo la banana, ma è veramente buono. Non è successo niente. Come direbbe un grande saggio, non potete capire, ga! Sembra che abbiamo fatto dei male a dei puffi, ma posso garantire che nessun puffo è stato maltrattato. Parola di scout. Detto con quelle due dita così blu. Ah, scusa, mi fai un favore? Mi tiri due splashi? Che ti devo da? Due splashi! Ma che sono gli splashi? Ma che stai a dire? Gli splashi di Fortnite! Oh, giornata tema Fortnite, splashi! Oh, te hai schiena! Te hai dei problemi, sì, aspetta, vado a prendere il piccone con quello che ci gratto bene, aspetta! L'ha presa male, Beh, era solo una battuta! A pranzo l'immancabile storica pizza pit e come bevanda una buona slurp. Probabilmente adesso vi aspetterete che noi tiriamo fuori una pizza già mezza pronta, ci mettiamo qualcosa, ma invece no! Ieri abbiamo preparato l'impasto e adesso andiamo a fare il disastro. Dopo tanto sudore e
fatica. Che cacchio ho fatto a fare la doccia finora? Ultima spianata. E adesso teglia. La dimensione c'è, la forma un po' meno. Dai Elio, spiana come non ci fosse un domani. Io la voglio un po' alta, non la voglio troppo bassa. Si fa riposare per 20 minuti. Ecco gli ingredienti delle nostre pizze. Tenteremo di ricreare questa pizza in particolare, ovvero la pizza di Tomato Town. Però ognuno la farà a modo proprio. Io inizio col tagliare patatine. Per me le palle gialle sono patatine. Dove sono patatine? Io vado direttamente invece con la salsa di pomodoro. Ho le 9 palle gialle. Cazzo, sei duro. Come una piccerellina. Anzi, facciamolo all'italiana. Si va col salame. E adesso io al posto delle patatine ci metto, perché sono italiana, le ciliegine di mozzarella. Ma come Pizza Pit e Fortnite è americano e quindi va fatta all'americana. No, non dico l'ananas perché quella fa proprio schifo. Ho fatto prima di lei, l'ho superata e raggiunta. Questa è la pizza, andiamo ad infor. Ci sono! Nare. Devi fare l'assaggio di qualità, sennò come fai a sapere che sono prodotti buoni? Nel mentre che la pizza cuoce dobbiamo preparare la bevanda, ovvero il succo slurp. Per prima cosa gasiamo l'acqua. Ma un esperimento scientifico chimico pericolosissimo. Aggiungiamoci il gusto limone. Piano mio. E noterete che manca giusto una cosa, il blu. Oddio. Basta. Guardate che figata. Siccome noi siamo professionisti, lo mettiamo anche nel giusto recipiente. Succo, slurp. La pizza, se no si brucia. Tiriamola fuori. Proprio pit pizza proprio. Adesso tocca a voi dire quale delle due è meglio. Pizza Lio o Pizza Sound? Quale ricorda di più la pizza di Fortnite? Io raga non ho dubbi, questa. Solo perché le patatine sono gialle. La mia però guarda com'è bella lievitata. Pizza Sound o Pizza Lio? Pizza Sound o Pizza Lio? Nei commenti. Siamo talmente pro che abbiamo anche il piccone praticamente. È il momento dell'assaggio, quello decisivo. Alla nostra. Brucia, ma buonissima, condita perfettamente. Merito di Dio. Buonissima. Pizza Fortnite, proprio spettacolare. Però quello che potrebbe andare peggio è questo succo slurp. Non abbiamo idea di cosa possa sapere. Ci vuole coraggio. È buonissimo anche questo, raga. Ale, assaggia. Così? Questo ti dà subito 75 di vita, pam pam. È buono anche quello, raga. Quanto cavolo è dissetante. Abbiamo fatto un capolavoro dopo l'altro. Ti propongo un affare. Tu assaggi un pezzo della mia e un pezzo della tua. Affare fatto. Buona. Ma la mia è meglio. La tua è più bassa e devo dire che è venuta meglio. Più bassa è meglio e la patatina ci sta benissimo. Ma lo vogliamo commercializzare sto slurp? Ma tutti sanno la nostra ricetta, non è più segreta come quella della Coca-Cola. No, perché non sanno cosa ci abbiamo messo dentro. Hai ragione. Succo Lion. E tirate dei rutti da paura. Cena un bel hamburger, anzi Durburger, e rinfreschiamoci poi con una boccia 50.
Nel mentre che la carne e le patate cuociono, noi facciamo l'estetica del panino. Stavo per dire tagliano. Quant'è sesamato, ragazzi? Io vado con la lingua e sarà un'impresa. E io vado con gli occhi, ci sto. Ciliegine per gli occhi e adesso facciamo le pupille con le olive nere. Che schifo! Il prosciutto si è messo a piangere perché so che lo devi tagliare. Ci mettiamo un occhio qui. Ma con gli occhi! Se ci può stare, direi che per dargli un po' di croccantezza e gusto la passiamo in padella insieme alla carne. Gli occhi sono fatti, che dici? Giriamo la carne. Ci siamo. Nice. E mettiamo a sbollentare la lingua. Questo bolide da mezzo chilo di carne è pronto. Guardate che bomba. Perfetto. Misura esemplare. Non può mancare ovviamente la fetta di cheddar. Pomodoro. Eccolo qua. La nostra lingua, e speriamo che renda l'idea. E poi ci mettiamo questo. Manca solo la ciliegina sulla torta, che in questo caso è l'oliva verde. Sulla torta. Ci siamo per assaggiare. No, alto, ti sei dimenticato il da bere. No! Eccolo qua! Boccia 50 al mirtillo. Ok, direi che il nostro hamburger, anzi durburger, è pronto. Do l'onore a te del primo morso. Eccellente. Ho provato invidia. Questo è fortissimo, senti là. Diciamo che quella che avevo fatto io era molto più buona. Finalmente assaggio anch'io. È buono. Anche la carne come deve essere proprio. Guardate qua. A me manca solo una cosa, una goccia di ketchup. Eretico. Giuro, da domani dieta. Dieta. Fai assaggiare anche me. Che a me mangiare una caramella al mirtillo tutta zuccherosa. No. Guardate l'uomo carnivoro quanto è vorace nel suo ambiente. Ti piace, eh? Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e vi è divertito, lasciate un bel pollicione in su. Inserite il codice creatore DELIONYT nello shop di Fortnite, perché ci ha dato una mano immensa. E noi ci vediamo prossimamente con tante vittorie reali. Buon appetito. Shieldatevi sempre. Non rubare dal mio piatto. Ma le ho finite. Non mi interessa. A me sì.